Quando apro le braccia, ritorno e mi avvio. E i due movimenti, inspiro e inspiro. Può andare, mi allungo, cerco un punto lontano e ritorno. Cercate il possibile, quando vi inclinate, di non sollevare la gamba tesa. Allungo, ritorno. Ancora una volta, inclino, allungo e ritorno. La prossima volta che inclino, appoggiamo l'avambraccio sul gradino, solleviamo la gamba piegata, solleviamo la gamba tesa e dovremo riuscire a stendere la gamba sotto per pareggiare quella sopra. Siamo in dibito laterale. Ora la spalla non dovrebbe essere oltre la linea del braccio. L'avambraccio mi spinge verso l'alto, cerchiamo di non collassare sulla spalla. Ok? I piedi spingono in direzione opposta. Da qua, senza ruotare l'anca, sollevo la gamba destra tesa e ritorno. La testa deve rimanere però in linea col busto. Ok. Ora, se abbiamo il braccio, quando la gamba sale e il braccio scende, lo portiamo davanti al petto e proviamo a spingerlo in direzione opposta della gamba. Seguitelo con la testa. Quando il braccio scende, le gambe si uniscono e riporto su. Quindi si passa davanti al petto, sale la gamba, mi allungo, seguo la mano, ritorno. Ora l'idea è di creare torsione solo a livello toracico. E quando il braccio scende, giro il torace verso terra, lo seguo, lo allungo e ritorno. Non spassate però le gambe, non portate una dietro una avanti. Ancora una, allungo, ritorno. Con le gambe unite, la mano che è in alto prende il posto di quella sul gradino. Quella sul gradino scende a terra. Proviamo ad aprire il braccio. Occhio che il dito cambia, che la leva è più lunga. Abbiamo? Ok, ora lentamente, calciando con la gamba tesa in avanti, prima di portare il piede in flex. Ritornando in asse, riallineo tutto. Facciamo il side kick. Ora è importante che il busto non vada indietro quando la gamba va avanti. Quindi io porto la gamba avanti finché riesco a tenere le braccia e il busto fermo. Quindi non cerco il gesto atletico, ma cerco di limitare a tenere tutto fermo e a muovere solo l'alto. Inclinare il piede nella testa. Ancora una. Quando riporto le gambe unite, la mano si appoggia sul gradino. Quella di terra non ci serve. Premo sul gradino, stacco la mano. Ora ritorniamo all'uso del tricipite. E proviamo a scendere per appoggiare la spalla, inclinare la testa, lasciare scendere le gambe a terra e sentire l'allungo di tutta la catena laterale. Il busto e le gambe salgono insieme. Apro il braccio, allungo. Quando ritorno unisco le gambe, scendo, inclino. Quando divido le gambe, sollevo, tiro su. Fate salire bene la gamba sopra. Inclino, allungo, su. Ancora una, chiudo. Sollevo, guardo la mano e mi fermo. Lontano, lontano, lontano e ritorno. Per risalire appoggiamo l'avambraccio sul gradino con le gambe a terra e andiamo a incrociare la gamba sopra, la portiamo dietro. Il braccio sopra lo portiamo in alto e proviamo a darvi in rotazione a superare il gradino. Ora, mentre vi allungate per appoggiare la mano sul pavimento oltre il gradino, la gamba destra, quella sopra, spinge indietro in diagonale. Questa è la catena crociata. Una volta che avete un buon appoggio della mano di destra, provate a camminare lontani. Facciamo dei piccoli rannetti, cerchiamo di sentire proprio la mia colonna che si svita dal bacino. Respirate, non state in apnea. E ogni volta che espiro faccio un passettino con la mano. Quando ritorno indietro, prima riallino le gambe, sollevo il braccio in alto, piego quella sotto, come all'inizio dell'esercizio risaliamo. Ci giriamo da questa parte e ci portiamo seduti sulla parte alta della step. Portiamo le ginocchia più uniti. Ok? Una volta seduti, solleviamo le braccia, intrecciamo le mani, spingiamo in alto e indietro. Proviamo con le mani a portarle sul gradino e aprendo le torace proviamo a salire verso l'alto.
verso la terra, piano sulle spalle. Quando chiudo le spalle in avanti, mi aiuto con le mani, scendo nel buco e facendo due passi indietro con i piedi.